Oggi per Termoli Online abbiamo un incontro, dobbiamo dire artistico, anche molto singolare, perché poi ci racconterà delle cose molto belle che riguardano comunque Termoli, pur lui non essendo di Termoli. Lui si chiama Francesco Scapola Tempore, ho detto bene? Giusto? Che qui c'era il rischio di sbagliare. Cognome molto non proprio comune, però poi ci spiegherai che origine è anche. Quindi che pittore, ma è anche writer e poi insegna anche a scuola. Lui ha detto, per fare la battuta, insegnante per hobby. La prima domanda che ti facciamo è cosa ti lega a Termoli principalmente? Perché tu, non essendo di Termoli, sei qui, ma non sei in vacanza, sei in vacanza, ma non sei così tanto distante da Termoli. Allora, me sono legato a Termoli perché appunto la ragazza a Ah, Termoli ho ecco, c'è il conosciuto, cuore che ti... per amore sono legato a È Termoli. importante sta cosa. Quindi... Quindi tramite lei sono venuto a conoscenza di Termoli e che conoscevo a grandi linee per il maestro Jacovitti. Ah, grazie, beh, certo, Io vedi. in ambito pittorico. Sai cos'è la cosa bella? Tu sei artista, quindi le storie degli artisti le conosci. Ecco, ci sono molti termolesi che non lo sanno ancora che Jacovitti è comunque nato a Termoli Lo so, ed è una cosa importante. è assurda sta cosa, ma come molti termolesi non conoscono quei due sul server che in ambito italiano sono Hai capito? straconosciuti. I miei alunni fanno: "Prof, ma allora lei conosce quei due sul server?" Ti faccio ridere ancora, quei due sul server li hanno imparati a conoscere qualche settimana fa che hanno fatto un Il video video che su penso avrai visto Molise, tu. sì, esatto. Quindi, ecco, bravo. Quindi sei, ma li conosci proprio personalmente, quindi sai, li conosci bene, quindi sai che... Sì, Vabbè, conosciuti insomma, di perfetto. passaggio. Quindi se ascolteranno questo video capiranno Esatto. che sei qua. E quindi, allora, sei qui per amore. Sei qui perché comunque anche conoscevi Termoli perché... diciamo per via anche della storia di Jacovitti, quei due sul server, ma noi sei qui con noi oggi anche perché noi sappiamo che dove vivi tu, che è vicino, nelle vicinanze di Brescia, se non vado errato, ci puoi Io vivo a Milano a Milano adesso, proprio tu, esatto. però Poi nei prossimi periodi, da ottobre, mi trasferirò a Monza, però in quanto writer dipingo in giro per l'Italia, quindi dove c'è un evento, una manifestazione, vado. Infatti, come stavi dicendo te, a Brescia c'è stata una manifestazione di street art a luglio. E tu cosa hai fatto per fare La questa... tematica era la tematica sul mare e anche la mia ragazza mi fa: "Ma perché non L'amore, quando vuoi realizzi..." dire l'amore qua? Esatto, L'amore è importante. non E realizzi un diciamo lavoro su in Termoli. strada anche certe Esatto. scelte. E quindi E beh. doveva essere una parete piccolina, poi alla fine mi sono ritrovato a dipingere su una parete di 6 metri per 4. Quindi tu mi stai dicendo in questo momento dove è di preciso che sta questa cosa? Che uno se va da quelle parti può anche andarla a A vedere. Castegnato Castegnato in provincia di di Brescia, Brescia, che è un esatto. paesino dell'interland Esatto, è un bresciano. paesino Ecco, molto se piccolo. amici di Termoli Online, se vi doveste trovare ad andare così anche per vacanze da quelle parti e andate a Castegnato, Castegnato, Castegnato in provincia di Brescia, cercate un murales e vedrete che ci sarà raffigurata il Borgo Vecchio. Termo stilizzato, magari poi magari se c'è una foto gliela mostreremo anche agli amici mandandola sul pezzo. ok. Quindi ecco qua un altro fatto che è l'amore, Esatto. diciamo in strada di diverse situazioni, L'amore per l'arte, l'amore poi l'amore per una poi, persona e quindi fanno questo. hai visto, cioè una cosa, ecco, per questo. Ma ecco, tu avrai saputo anche che a proposito di writer, proprio in questi giorni qui a Termoli, non so se magari l'hai già visto, Ho visto il murales per Mennea e ancora prima avevo visto sul giornale di Termoli Online, se non mi ricordo male. quello dove stai adesso in questo momento. Okay. Perché io seguo le pagine, però Mi poi fa piacere, mi fa piacere. quello sul porto, Ah, gente di mare gente di mare, con quelli di San Basso, Sambasso. quello pure è stata una bellissima opera quella lì, che quando vedi quella stile, sembrano veramente, siete degli artisti voi che fate queste cose impressionanti, perché quello di Mennea sembra proprio una foto messa cioè, ma ci sono tecniche particolari per fare questa cosa, per Allora, farle sembrare così ci vero, così sono reale. tante tipologie
tanti stili pittorici, come c'è lo stile pittorico c'è lo stile per i murales, per la street art, ovviamente per cercare di renderlo più iperreale possibile va molto con lo sfumato, quindi meno tratti netti, precisi, come può essere il mio stile che invece è fumettato, è più ad aerografia, ecco. Quindi, cioè, che dà questi effetti che esatto. Sembrano perché questa... l'unica maniera poi per mischiare il colore è quello con la bomboletta, non ne hai altri, cioè non si può mischiare con me. Ma sì. Francesco, secondo te dall'alto della tua esperienza è più difficile fare il writer o il pittore su tema? Allora, o hanno tutte e due delle difficoltà in, in questo periodo è più difficile fare il pittore su tela. Come mai? Perché l'ambito artistico, la pittura è sempre stata un bene di lusso, cioè che in pochi, una cerchia molto ristretta può permettersi, quindi magari vedono il quadro, gli piace, gli farebbe anche piacere averlo in casa, però comunque è quel bene di lusso, quel bene culturale che la gente si priva, perché poi comunque non viviamo in una situazione dove possiamo permetterci molto. Invece per quanto riguarda la street art, ci si rivolge tendenzialmente ai comuni o agli enti privati che magari riescono a fare uno sforzo in più per poter vi concedono delle aree da poter fare, quindi avete più libertà di movimento, esatto. In questo senso poi meno ecco, come dicevi tu, meno situazioni burocratiche, esatto, certo. Quindi in questo momento tu prediligi più magari fare queste cose. Ma sì, ma anche perché dipingere su una parete grande come una superficie grande come una parete rispetto alla tela, cioè hai tanto spazio, ecco. Beh, devo dire che davvero voi siete da considerare chi fa questo, chi fa solo writer, tu sei anche pittore, professore, quindi hai diverse possibilità di poterti esprimere, però chi fa solamente questo tipo di arte di writer, io lo considero a tutto tondo un vero artista, perché poi con le bombolette, non è un pennello, bombolette devi stare attento anche a come sfumi, come fai, soprattutto se c'è vento, capito, cioè, perché quelle poi ecco, se è una giornata come oggi che stiamo registrando devi, o devi metterti in una posizione che devi farlo in qualche modo, se no quella Brescia ho fatto il video che poi ho pubblicato e mentre stavo lavorando c'era il vento che tirava, infatti c'era la maglietta, sembrava una bandiera, infatti, e non è stato facile, c'è da tenere conto anche di queste cose, che non è facile poter fare. Quindi invece a scuola, dicevo tu, vabbè, la battuta che fai per hobby, però a scuola insegni, penso. E insegno arte, scuole medie, licei, e dico lo faccio per hobby perché dico sempre che la mia professione è questa, dipingere su tela o street art o fare illustrazioni eccetera eccetera. Per hobby dico che faccio l'insegnante perché... E secondo te come recepiscono i giovani di oggi che magari sono più tecnologici che altro? La vera arte la considerano in un certo modo oppure la seguono un po' superficialmente? Si fa molto, molta fatica, si fa. In ambito artistico, in ambito culturale c'è molta... Anche ignoranza dal punto di vista di ignorare proprio quali sono le basi dell'arte, proprio loro pensano all'arte, partono dal presupposto che l'arte è qualcosa di superficiale, ma perché gli viene anche trasmessa poi dalla famiglia, dalla casa, quindi, e invece devono entrare nell'ottica, io ogni anno combatto questa cosa, che siamo il paese che ha il patrimonio artistico culturale più grande al mondo, non esiste. Senza ombra di dubbio, anche se ci hanno depredati, comunque siamo stati depredati da queste cose. Tutti i musei all'estero sono venuti su con le nostre opere. Per andare a vedere le opere d'arte italiane devi andare all'estero, quindi. Poi dopo ti ritrovo tutti gli italiani, ricordo quando sono andato a vedere anch'io a Parigi la Gioconda, sembrava di stare a Milano in Piazza Duomo. Sì. Per dire, no? Quindi vabbè, ormai questa cosa è risaputa, quindi non possiamo farci niente, ormai è così. Ti volevo dire, ma ecco, poi tu avendo a che fare con ragazzine alle medie, che sono ancora più giovani di quelli magari sugli studi superiori,
è ancora più difficile far recepire loro in questo momento, presente con la generazione con cui viviamo oggi. Sì, davvero. Un compito arduo. È una guerra. Senti, però noi sappiamo pure che la tua ragazza che ti ha instradato verso Termoli, ti ha fatto conoscere Termoli, ti ha fatto fare un murales su Termoli, è artista anche lei. Sì, musicista. Quindi si respira aria a casa tua. Si respira aria di arte. Aria artistica proprio, perché lei, ricordo anche io, gli feci un servizio per Termoli mentre suonava il flauto traverso. Eravamo in una situazione sul mercato del pesce qui a San Timoteo, c'era un locale sopra, e hanno fatto un'esibizione, la ricordo benissimo, era molto brava, adesso sarà ancora di più. Sì. Come si chiama? Eleana De Santis. Esatto. E tu, ecco, tornando al tuo cognome, Scapola Tempore, sei di origine? Allora, i miei sono di origine di Salerno, la provincia di Salerno. Esatto. Salerno, bella zona anche quella. Però tu sei nato a Milano. Io sono nato e cresciuto a Milano. Perfetto. Però quando ho fatto una ricerca su internet, Scapola Tempore, vado per esempio su Facebook, sono tutti in Brasile. Quindi diciamo che c'è sta cosa devo un po' capirla. La famosa immigrazione italiana che si spostò in Sud America e così via. Esatto. Quindi esatto. Avrai sicuramente qualche antenato da quelle parti. Sicuro. Comunque, era solo per curiosità, perché Scapola Tempore non è un cognome come può essere un Bianchi o un Rossi. No, in Italia ci sono io. E basta. Quindi quando sentiamo parlare di te sei tu. Sì. Quindi ecco, questo è l'altro punto che noi cerchiamo di appuntare, nel senso che quando sentiremo parlare di qualcosa di importante che è stato fatto dal signor Francesco Scapola Tempore, sei tu. Sono io. Bene, quindi allora adesso che cosa c'è in programma? Adesso un po' di vacanza, ce lo adesso sì, gli ultimi giorni di relax, e poi a settembre ho formato da un paio d'anni un duo con un altro mio amico, e quindi abbiamo iniziato da settembre già ad avere una programmazione e a partecipare anche a un evento con dei cubi con un altro ragazzo. Fa delle composizioni con questi cubi riciclati per esposizione insieme anche a dei bambini, quindi con qualcosa di simpatico, di particolare, e poi altri murales sempre. Tu con Fabio Beppuzzi e con Alessandro Nort, così si fa chiamare, li conoscete? O no, li conosco di nome, però non li ho mai modo di conoscere. Uno ha fatto San Basso con lei e lui quello ben nero. Sì. Siete davvero importanti personaggi, perché davvero avete dato bellezza anche a delle cose che magari non dicevano niente in città, e quindi continuate a fare queste cose, perché davvero io sono sempre pro. Sempre pro per queste cose. Adesso vediamo se il comune. Magari capiterà che farai qualcosa anche qui, magari questo servizio che manderemo in onda può anche essere utile, magari lo recepisce qualcuno, sa che abbiamo un termolese adottato. In questo momento, che può anche dare una mano per fare anche qualcosa di bello. E sappiatelo, lo ripeto per chi non ha sentito la prima parte, che a Castagnato, ecco, il paese è un po', oggi abbiamo un filo un po' non originale, è un po' difficile. Allora, a Castagnato, in provincia di Brescia, sappiate che lui, Francesco Scapola Tempore, ha fatto un murales perché gliel'ha così quasi imposto tra virgolette la sua ragazza, che è di Termoli, e troverete un pezzo di Termoli su un muro di questo paese in provincia di Brescia. Grazie Francesco, è stato davvero importante conoscerti, e speriamo di poterci risentire in qualche altra occasione, proprio per parlare anche di cose che farai qui nella nostra città. Certo. Grazie, in bocca al lupo e buone vacanze. Grazie, altrettanto.